Buonasera, bentrovati. Purtroppo un'edizione all'insegna del lutto in questo incipit, perché parliamo innanzitutto del dolore che colpisce la comunità del Varesotto. Si è spento Mauro Bregolato, come sapete, un noto imprenditore di Induno Olona, titolare di una attività professionale molto nota non solo nel paese della Val Ceresio, che tra l'altro giorni fa aveva anche registrato il fatto di cronaca che purtroppo lo ha riguardato. Mauro, come sapete, era stato investito da un'auto in via Iamoretti. Ebbene, non ce l'ha fatta, ha lottato diversi giorni, ma alla fine si è spento a 57 anni. La nostra vicinanza, il nostro cordoglio a tutti i suoi cari. Un altro fatto di cronaca ci porta invece a Varese, nella zona delle stazioni, dove ieri sera è stato rinvenuto il corpo senza vita di un clochard. Aveva circa 40 anni, era straniero, secondo le prime ricostruzioni si sarebbe spento a causa del freddo, del gelo, che ha visto le temperature scendere diversi gradi sotto lo zero. Ovviamente non è certo, l'ultima parola potrà essere scritta solo dalla magistratura che ha disposto l'autopsia, però il fatto che si sia spento per ipotermia è molto molto probabile. E allora ci si interroga, lo fa la comunità varesina, quella comunità solidale sempre pronta ad aiutare tanti, se non tutti. Un po' perché alcuni non vogliono essere aiutati, come sapete, tra i senza tetto ci sono anche molti che scelgono di vivere in quel modo. E quindi ne scelgono anche tutti i rischi del caso. Altri invece faticano a trovare accoglienza per oggettivi limiti. Ecco, tra questi due estremi oggi si sta interrogando il grande cuore solidale di Varese. E noi proseguiamo con la cronaca e con i fatti che riguardano un'agenzia viaggi tristemente nota, ma soprattutto nota alle forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, che proprio questa mattina ha dato notizia di un ulteriore aggiornamento con un arresto e due denunce. 1.300 persone lasciate a terra poco prima della partenza o dirottate all'ultimo su strutture di categoria inferiore rispetto a quelle prenotate, il tutto senza alcun rimborso. E la sorte è toccata ai tanti che da tutta Italia prenotavano le vacanze attraverso un'agenzia di Gallarate, la S Vacation. In campo la Guardia di Finanza che dopo lunghe indagini ha arrestato l'amministratore del tour operator e denunciato altri due legali rappresentanti. Grazie al procedimento innescato dal Tribunale di Busto Arsizio, i viaggiatori danneggiati hanno ricevuto finora risarcimento per 650.000 euro. Coi soldi della società finita in dissesto sono stati acquistati beni a titolo personale, compresa una lussuosa villa a Rapallo. Infine, gli inquirenti stimano un'evasione fiscale accertata di oltre 300.000 euro. Segretario provinciale della Lega Andrea Cassani plaude all'invio di altri 10 soldati in provincia di Varese. La presenza dell'esercito è naturalmente rassicurante, ma chiede l'esponente leghista, che è anche sindaco di Gallarate, non limitate il contingente al solo presidio dell'aeroporto di Malpensa. Il Varesotto è vasto e le sacche, diciamo così, di disagio, scarsa sicurezza sono molte, meritano di essere monitorate tutte o quasi. Con questo ulteriore invio, il numero di soldati dell'esercito presenti nel Varesotto sale complessivamente a 28. Adesso invece alleggeriamo il clima parlando di sport, lo faremo in due momenti diversi. Adesso sul fronte più dell'attualità, poi naturalmente nella pagina sportiva in termini più tecnici. Cominciamo dal hockey perché, come sapete, Varese con un po' di amarezza ha dovuto cedere il passo nelle Final Four e non ha giocato la finalissima, ma è stata comunque una grande occasione di vittoria per tutto il territorio. Ecco una nostra riflessione. A Pergine la Coppa Italia, a Varese il proscenio, un po' di amarezza sportiva per i mastini, certo, ma lo sport è sport, nulla è scontato e una sconfitta, oltre ad essere sana, contribuisce a distinguere i tifosi autentici dai sostenitori di comodo. Al di là del giudizio sul ghiaccio, comunque ad aver vinto senza se e senza ma è il territorio. A 2 anni dalle Olimpiadi di Milano Cortina, Varese conferma la propria centralità in termini sportivi e la propria efficienza in termini organizzativi, senza contare la gratificante frequenza di eventi e competizioni di rilievo internazionale. Pochi mesi fa i riflettori ciclistici della Tre Valli Varesine, all'orizzonte i campionati di canottaggio, senza trascurare il ruolo europeo del basket biancorosso e appunto la consolidata rinascita dell'hockey, impreziosita da un impianto nuovo di zecca. Tutti assi nella manica di una provincia che ha il compito di dimostrarsi all'altezza delle sue potenzialità.
Restiamo in tema e parliamo con il responsabile ghiaccio della 5 Ice Arena, che ha davvero fatto un figurone in questi giorni. Lui è Matteo Cesarini ed è assolutamente al lavoro sul fronte olimpico. Le Final Four hanno confermato qualità e attrattività della 5 Ice Arena e più in generale di una Varese che, quanto ai eventi sportivi, sa il fatto suo. Matteo Cesarini è pronto ad alzare l'asticella dell'impianto e sollecita Milano e Como a riqualificare i loro centri perché, dal punto di vista strutturale, la Lombardia potrà vincere solo se ragiona come sistema. Ma allora, sicuramente lo spazio in pista non basta mai, soprattutto anche a seguito della crescita e del lavoro che le società sportive stanno facendo. Quindi da quel punto di vista l'orario è molto pieno, però penso che adesso si deve puntare anche molto alla qualità, quindi si sta lavorando per portare in città eventi importanti, nazionali e estere in ottica olimpica, quindi penso che l'obiettivo adesso sia quello di puntare alla qualità e far crescere il livello di quello che si mette in pista. Lì c'è tantissimo da fare e speriamo che questo esempio di collaborazione tra pubblico e privato che c'è stato qui possa vedere questo successo altrove, perché servono impianti, in Lombardia soprattutto, e insomma non vediamo l'ora di vedere Milano riaprire, Como riqualificato, insomma serve avere impianti che funzionino perché altrimenti il movimento fa fatica. Nei giorni scorsi si è celebrato San Sebastiano, patrono della polizia locale, allora doverosamente dedichiamo un'ulteriore pagina a questo argomento e ai nostri agenti, soffermandoci innanzitutto su Gallarate. Gallarate festeggia San Sebastiano, patrono della polizia locale, prima con la Santa Messa che ha visto riunite tutte le forze dell'ordine cittadine e poi la consueta relazione sulle attività svolte nel 2023 con un generale aumento di interventi e presidi soprattutto sulle strade nelle zone calde della città. Allora, una crescita importantissima nei risultati conseguiti sui vari fronti, quindi polizia stradale, ma anche tutta l'attività di sicurezza urbana e delle attività specialistiche. È il secondo anno dal mio arrivo a Gallarate e diciamo che questo bilancio testimonia il portato di quelli che sono stati i cambiamenti anche organizzativi. La città è assolutamente presidiata e monitorata, i risultati sono arrivati, ma chiaramente non lo consideriamo un traguardo, ma un passaggio, una tappa per migliorare sempre più in termini di sicurezza che dobbiamo garantire alla cittadinanza. All'unanimità, poi sindaco, assessore e comandante chiedono ai cittadini di evitare segnalazioni o inutili polemiche sui social, ma di utilizzare i canali ufficiali, come segnala Gallarate, o per tematiche legate alla sicurezza urbana, di contattare la polizia locale o le altre forze dell'ordine. E sicuramente quello che chiediamo di più è delle segnalazioni puntuali e precise fatte in centrale, in modo tale che noi possiamo comunque dare seguito alle indagini più approfondite, anche se non sono immediate, ma sicuramente alla fine porteranno i frutti desiderati di una maggior presenza, attenzione e controllo. E sempre a proposito della festa della polizia locale, nella vicina Cassano Magnago si plaude alla diminuzione degli incidenti e si colpiscono duro coloro che dimostrano inciviltà. La festa di San Sebastiano è un'occasione per conoscere tutte le attività della polizia locale, anche qui a Cassano Magnago. Quali sono i dati più significativi? Gli incidenti stradali sono diminuiti del 10% rispetto all'anno 2022. 5.086 violazioni accertate al codice della strada. Dobbiamo dire che 3.485, più della metà, sono alle norme di comportamento, che sono la violazione per quanto riguarda la precedenza, i diritti di precedenza, poi soprattutto senza cinture di sicurezza. Sono stati accertati 178 violazioni. E anche senza assicurazione e veicoli che non avevano la revisione per quell'anno in corso. Per quanto riguarda la sicurezza urbana, siamo molto attenti nell'anno 2023 con il controllo dei parchi. L'appiedamento degli agenti ha fatto sì che in quest'anno appena trascorso gli incidenti stradali sono diminuiti, come la convivenza tra le persone è diventata un po', come dire, più sicura. E poi particolare attenzione all'ambiente, guerra agli Il zozzoni. dato più saliente che la cittadinanza deve sapere è che nel 2023 è cambiato il decreto sull'ambiente, e anche lasciare un sacchetto del comunemente chiamato spazzatura è diventato penale. Conclude il comandante, in arrivo due nuovi agenti. E ancora Polizia Locale in festa a Busto Arsizio.
Giornata di festa a San Sebastiano per la polizia locale. Anche a Busto Arsizio gli agenti, che sono ancora troppo pochi rispetto a città analoghe come Varese e Como, come ha ricordato alla vigilia della ricorrenza l'assessore Salvatore Lo Schiavo, hanno celebrato il santo patrono e lo hanno fatto in grande stile. Guidati dal comandante Stefano Lanna, giunto in città nel 2023, dalla sede dei Molini Marzoli si sono trasferiti nel centralissimo santuario di Santa Maria. Gran finale con lo schieramento in piazza Vittorio Emanuele II per la benedizione di uomini e mezzi da parte di Monsignor Severino Pagani. Polizia locale molto presente, sempre a Busto Arsizio, anche per una ormai storica e tradizionale commemorazione, quella della Ercole Comerio. 80 anni fa la deportazione della commissione interna della Ercole Comerio, accusata dai nazisti di aver fomentato uno sciopero. Ancora oggi Busto Arsizio non dimentica. Ho visto la cruralità di questa città, a cui sono affezionata perché sono nata vicino. Non immaginavo che la tradizione fosse così viva, perché la tradizione troppo spesso è una celebrazione, un rito, una liturgia. Invece qui c'è la partecipazione attiva della comunità in tutte le sue espressioni, ma ciò che piace a chi è stata insegnante, il coinvolgimento dei ragazzi e a che livello di coinvolgimento. Complimenti ragazzi. Ampie riflessioni sul futuro dell'informazione e della nostra professione in particolare a Varese, in un incontro organizzato in occasione di San Francesco di Sales, il patron di noi giornalisti. Quello organizzato anche quest'anno da Gianfranco Fabi insieme a RMF nell'ambito delle celebrazioni per San Francesco di Sales è stato letteralmente un dibattito da oratorio, perché ancora una volta si è voluto valorizzare una delle tante sale parrocchiali di Varese che le ultime edizioni della patronale ci hanno consentito di conoscere e frequentare. In questo caso a Biumo, dove la firma del Sole 24 Ore ha invitato il presidente dell'Ordine, Riccardo Sorrentino, il vice direttore del Foglio, Maurizio Crippa, e il direttore della comunicazione dell'Università Cattolica, Alessandro Zaccuri, a confrontarsi su un titolo provocatorio quanto necessario e incalzante. Nel 2050 l'informazione esisterà ancora? La sfida si è tradotta in una presa di coscienza condivisa circa una professione assediata dai social, profondamente trasformata dal punto di vista dei contratti, contaminata dal fenomeno influencer che alcuni dei giornalisti più blasonati tendono a incarnare, finendo per sovrapporre giudizio e narrazione, sguardo e militanza, analisi e interpretazione. Ma al di là dei numerosi spunti di acuta riflessione a restare impressa è la domanda sollevata da Crippa e tuttora senza risposta. Nel 2050, più che l'informazione, esisteranno ancora i lettori? Perché a sembrare in via d'estinzione, in effetti, prima della vocazione all'approfondimento, c'è proprio la volontà di approfondire. Per la pagina artistica Busto Arsizio, con una mostra davvero eroica. Esistono ancora gli eroi? Una riflessione sulla quale hanno lavorato gli artisti che hanno partecipato alla 10ª edizione del Premio Cramon, progetto che dal 2012 sostiene le eccellenze artistiche in Italia e nel mondo e che quest'anno, per la prima volta, Busto ha avuto l'onore di ospitare nella suggestiva cornice di Campus Reti, dove sino al 30 maggio sarà visitabile la mostra che raccoglie le opere dei finalisti. Il tema del concorso ha voluto indagare come l'arte contemporanea sta analizzando la rappresentazione dell'essere umano. Da qui la riflessione degli artisti. Esiste ancora un eroe? Forse esiste di più un sopravvissuto, anche perché l'eroe, che non fa più parte di nessun movimento, come l'artista si sente veramente orfano. E quindi un'arte orfana, un'arte piena di individualismo, ma anche di dubbi. Non è un individualismo arrogante, è un individualismo alla ricerca di una risposta. Quello che emerge è una frammentazione dell'arte, dell'umanità, che ben rappresenta Francesca Piovesan, artista fuori concorso e madrina della rassegna, che ha fatto del frammento il punto iniziale della propria arte. Accanto alle sue opere in mostra i lavori dei vincitori della 10ª edizione, Enrico Antonello, Guido Mitidieri, Betty Salluce e dei 10 finalisti che hanno analizzato la precarietà del vivere. E allora cos'è essere eroi? E sopravvivere e soprattutto vivere attraverso il sogno della propria arte, un sogno per il domani. Come promesso torniamo a parlare di hockey, ma stavolta ci soffermiamo sul rettangolo di ghiaccio. Ha vinto Pergine, come sapete, la finalissima è stata un trionfo dettato da un risultato inequivocabile, 4-1.
Vincere è difficile, ripeterselo ancora di più. I massini ne erano consapevoli, ma l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Caldaro fa comunque male. Davanti al proprio pubblico, gialloneri sono mancati nel momento decisivo per demeriti e sfortuna, e i lucci ne hanno approfittato per vincere 4-2. Primo dritto regalato e Caldaro avanti con Selva in powerplay. La replica giallonera arriva nel secondo periodo con Marcello Borghi che fa esplodere il palaghiaccio, ma i massini non firmano il sorpasso, una leggerezza in difesa consente a Volkan di riportare avanti Lucci. Il palo dice di no a Raimondi, Undergassen non fa passare nulla e un errore dei massini propizia il 3-1 di Erschbamer. Maiul da speranza a 1:27 dalla fine, ma una gestione rivedibile degli ultimi secondi consente a De Donà di segnare a porta vuota. In finale però la musica è cambiata perché Pergine, dopo il 6-2 sull'Appiano, si è dimostrata decisamente superiore e ha dominato il Caldaro 4-1 aggiudicandosi la Coppa Italia 2024 trionfando alla 5-6 Arena di Varese. E a proposito dei mastini, non potevano giocare la finalissima in campo, allora vi hanno partecipato dagli spalti. Noi abbiamo teso, diciamo così, un simpatico agguato a Capitan Vanetti. Vabbè dai, è andata così. Non si può mica sempre vincere. Eh no, sport è questo, a volte vinci, a volte perdi. Stasera con molto rammarico ci guardiamo la partita. Dovevamo esserci noi qui, però è andata così. Onore al Caldaro. Beh, onore anche a voi, perché se questo palazzetto è pieno, nonostante la vostra eliminazione, significa che avete risvegliato davvero la passione. Sì, beh, penso che... Hai detto bene, quello che conta poi al di là di tutto è la passione per lo sport che rimane. Non mi aspettavo di trovare così tanta gente, quindi fa piacere aver riportato un po' di passione in città, quindi bene. E adesso pensi al campionato? Adesso è l'unica cosa che conta. Sul fronte della pallacanestro purtroppo non è andata bene a Varese, che ha perso in casa con Bologna, una Bologna trainata da un magico Bellinelli. Alla fine gli ospiti hanno vinto 81-69. Sul fronte invece calcistico andiamo a vedere come se l'è cavata il Varese. Doveva essere la partita della verità, ma il verdetto non è certo stato quello sperato. Il Varese perde 2-0 il big match contro la capolista Alcione, che consolida il primato e vola più 13 sui biancorossi. Pronti via, Di Maier alza bandiera bianca, costringendo Mr. Cotta a ridisegnare la squadra. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti, eccezion fatta per il colpo di testa di Chierichetti, con un Varese gagliardo ma timido in fase realizzativa. Il copione si ripete nella ripresa, ma l'Alcione si dimostra una squadra più compatta e punisce con il neo entrato Manuzzi. Spinti dal pubblico di casa, i milanesi insistono. La traversa dice di no a Venturini, ma poco dopo Morselli disegna per Foglio, che deve solo girare in porta al 2-0 che chiude il match. Il Varese di oggi non è pronto al salto di categoria, imperativo mantenere quanto di buono fatto fin qui per progettare il miglior futuro possibile. Infine l'eccellenza con i risultati delle nostre squadre. Era più che mai attesa la super sfida tra FBC Saronno e Solbiatese, ma lo 0-0 del Colombo Gianetti è la fotografia perfetta di una partita senza particolari emozioni. Colpa di un manto erboso tutt'altro che da big match, le due squadre ci hanno poi messo del loro, confermando le difficoltà viste anche nelle vittorie contro Vergiatese e Accademia Pavese. Ad approfittare delle due litiganti quindi Pavia e Magenta, che vincono rispettivamente contro Accademia Pavese e Calvairate e si confermano prima e seconda forza del campionato. La formazione di Civeriati ha ritrovato il sorriso dopo il pari contro la Sestese, quella di Lorenzi ha vinto un match pazzesco al minuto 97 con la doppietta del classe 2003 Gabriela Vinci e dopo aver giocato buona parte del match in 10 uomini. Nelle altre sfide crolla la Sestese per mano dell'Ardor Lazzate e non sarebbe un'eresia pensare che traballi la panchina di Giuliano Melosi, mentre la Caronnese non sa più vincere e si allontana dal quinto posto. Domenica prossima occhi tutti puntati sulla sfida del Fortunati tra Pavia e Saronno, sfida ad alta quota vista la posizione di classifica delle due contendenti, ma anche ritenuta a rischio per due tifoserie che non si sono mai amate. Ed eccoci alla programmazione di Rete 55 alle 21, la musica dei tempi del jukebox, poi alle 22 il simpatico Mi piace Talk e alle 23:30 Una famiglia quasi perfetta. Io mi fermo qui e vi saluto. Grazie, arrivederci, buona serata.